Francis Fukuyama, il consulente della bioetica dell'ex presidente degli Stati Uniti d'America, George W. Bush, diceva che il transumanesimo è l'idea più folle della storia dell'umanità. Il transumanesimo può essere definita come una sorta di ideologia, un ultrapositivismo, un ultrascientismo, un ultradarwinismo, una prosecuzione dell'illuminismo all'ennesima potenza che fa della vita umana, dell'essere umano, un qualcosa di imperfetto. E quindi, essendo imperfetto, il ciclo nascita-morte rappresenta nella sofferenza qualcosa di imperfetto che l'essere umano stesso, attraverso l'utilizzo di tecnologie, può correggere. Quindi il transumanesimo si pone come momento di transizione per arrivare a una condizione postumana, lì dove praticamente l'individuo diventa qualcos'altro. Spesso e volentieri ci si rifà alla letteratura fantascientifica, si prendono in considerazione Aldous Huxley piuttosto che George Orwell per quanto riguarda queste previsioni futuristiche e fantascientifiche, ma in realtà noi abbiamo veri e propri accademici, dei filoni anche di carattere filosofico che identificano il transumanesimo come una missione. Pensiamo a Max Moore, pensiamo a Nick Bostrom, che è il fondatore del movimento mondiale transumanista, i quali affermano in maniera spassionata che c'è bisogno di andare oltre. Quindi, nella misura in cui si dispongono di nuove tecnologie, nel momento in cui l'implementazione della robotica anche sull'individuo, pensiamo ad esempio in termini di aiuto di apparecchi medicali, quindi la robotica che può aiutare ad esempio chi ha problemi nel movimento piuttosto che degli handicap o delle disabilità, quindi chi manca di una gamba, chi manca di un arto, ecco, questa implementazione va a prefigurare la figura del cyborg. Quindi entriamo in una dimensione completamente nuova. E Francis Fukuyama, il consulente della bioetica dell'ex presidente degli Stati Uniti d'America, George W. Bush, diceva che il transumanesimo è l'idea più folle della storia dell'umanità e diceva che i transumanisti in realtà risiedessero in una nicchia isolata a livello culturale, per cui se da un lato faceva paura l'ideologia, ma dall'altro non bisognava preoccuparsi, perché trattavasi di una parte marginale dell'accademia, della scienza e della parte, diciamo, politica operativa. In realtà poi questa previsione si è dimostrata totalmente sconfessata dai fatti, nella misura in cui comunque oggi noi abbiamo ad esempio i big della Silicon Valley che si professano apertamente transumanisti, abbiamo nel Parlamento dei rappresentanti transumanisti, voglio ricordare Niccolò Invidia, che dal Movimento 5 Stelle lui si professa apertamente transumanista ed è attualmente il delegato del Parlamento italiano all'OCSE, quindi ricoprono anche dei ruoli importanti, come ad esempio il ministro della digitale, dell'innovazione tecnologica Paola Pisano, che recentemente ha postato sui social una declaratoria apertamente transumanista, dove è andata a dire il nostro ministro della Repubblica Italiana che saranno i robot a salvare l'umanità. Evidentemente tutto questo ha delle finalità ben precise, si vuol percorrere un percorso totalmente inedito, che non esiste nella storia dell'umanità. Noi abbiamo un passato, un trascorso vissuto in simbiosi, in armonia con la natura, con gli animali, con gli esseri viventi. Abbiamo civiltà passate, civiltà scomparse, che comunque hanno fatto della ricerca del sé, dell'io, una vera e propria missione esistenziale. Mentre oggi stiamo andando oltre, stiamo andando
in una fusione, in un ibrido, dove i transumanisti appunto prefigurano l'era dei cyborg. E quindi possono essere diverse le applicazioni e secondo me la previsione di Gunther Anders, il dislivello prometeico, è esattamente la sintesi, cioè se qualcosa è possibile a livello tecnico e tecnologico non significa che può essere possibile anche da un punto di vista etico. È proprio questo il punto d'arrivo, cioè è possibile permettere tutto questo, cioè lì dove ad esempio delle migliorie per chi ha delle menomazioni, quindi mancando degli arti, una gamba piuttosto che un braccio, la robotica applicata all'organismo può portare un beneficio, ma se tutto questo venisse traghettato in termini di marketing e di ingegneria sociale, se venisse applicato all'umanità intera, se queste sperimentazioni che oggi sono limitate e circoscritte a dei casi singoli venissero estesi a tutti, evidentemente sono questi gli interrogativi su cui la società civile deve interrogarsi. Io credo che i transumanisti siano ormai in un punto d'ascesa particolarmente significativo, stiano ricoprendo degli incarichi anche a livello istituzionale importanti e soprattutto dispongono di tecnologie che possono realmente miscelare, unire l'individuo, l'essere umano, quindi andandolo a spogliare della sua essenza ontologica per portarlo in una figura ibrida che possiamo definirla cyborg. Forse l'espressione transumanista più corretta l'ha data Klaus Schwab, parliamo del guru del Forum Economico Mondiale, quindi del gota delle multinazionali che si riunisce a Davos almeno una volta l'anno per tracciare le linee guida, non attraverso degli eletti in Parlamento votati dal popolo, ma qualcosa che va al di là, quindi che riguarda in primis le grandi aziende, i poteri decisionali. Ebbene, Schwab ha detto apertamente che ci dobbiamo attendere una fusione biologica con il digitale. Esattamente questo è il punto d'arrivo della filosofia transumanista, unire questi due momenti che per antonomasia sono sempre stati divisi. Se si pensa che la tecnologia possa addirittura superare l'intelligenza umana, e faccio riferimento all'intelligenza artificiale perché poi noi abbiamo già delle previsioni che dicono che l'intelligenza artificiale può essere superiore all'intelligenza umana. Abbiamo la robotica che ormai è dal 2015 rientra nei programmi del Ministero della Pubblica Istruzione, quindi la robotica è entrata nelle scuole, la robotica è entrata negli ospedali, ad esempio a San Giovanni Rotondo qui in Italia. Abbiamo un ospedale dove c'è un robot che può fare assistenza ai pazienti, ai malati. Quindi stiamo entrando in una dinamica completamente nuova, completamente inedita, dove questa filosofia viene portata all'ennesima potenza. David Orban è stato ed è un teoreta del transumanesimo, ed è anche uno dei primissimi ad avere studiato e approfondito l'internet delle cose. Quindi il punto di contatto tra quello che ci viene imposto in maniera così disinteressata che evidentemente il cittadino ha difficoltà anche a comprendere questo tipo di imposizione, in realtà ha una finalità ben precisa, nella misura in cui comunque l'internet delle cose, e qui entriamo in uno scenario totalmente nuovo, significa circondare la vita di ognuno di noi con degli oggetti che comunicano, che dialogano, che parlano. E quindi questa oggettistica smart in un mondo iperdigitale significa praticamente calare le abitudini, ma non soltanto da un punto di vista di consumo, le abitudini anche da un punto di vista socio-relazionale. Pensiamo a quello che sta accadendo in Italia, soprattutto nella fase di lockdown, ma anche nelle fasi successive in cui il governo ha pianificato la gestione dell'emergenza Covid-19 attraverso gli strumenti digitali. Ad esempio Piero Angela, in maniera così scanzonata, ha detto che il Natale l'avrebbe trascorso lui e la moglie con un tablet davanti al centro della tavola.
pensare che la rappresentazione massima per chi è cristiano, per chi crede nella religione cattolica, quindi il Natale possa essere celebrato con un tablet, significa evidentemente aver ribaltato completamente i valori esistenziali. E quindi mettere la tecnologia, che può essere il tablet di Piero Angela del 25 dicembre, che poi può essere allargato all'internet delle cose, pensiamo alla lavatrice, all'elettrodomestico, al frigorifero, alla macchina a conduzione da remoto senza conducente. Quindi significa entrare in quella letteratura fantascientifica e distopica che in realtà ha semplicemente anticipato quello che noi oggi stiamo vivendo e stiamo subendo in maniera inconsapevole. Noi siamo al centro di una vera e propria rivoluzione digitale, quella rivoluzione industriale, chiamiamola industriale 4.0, dove si prefigura un cambio antropologico dell'intera specie umana. Evidentemente si pensa che poter vivere senza un processo di medicalizzazione dalla nascita alla tomba, ma soprattutto senza un processo di medicalizzazione accompagnato dai mezzi, dagli strumenti digitali, e quindi un processo di antropologico, di cambiamento radicale del nostro modus vivendi non è più concepibile. Quindi hanno pianificato un cambiamento epocale, senza precedenti nella storia dell'umanità, dove le tecnologie, la robotica, l'intelligenza artificiale, gli algoritmi saranno in un futuro ormai imminente i poteri decisionali delle nostre esistenze, delle nostre vite. Essere circondati da oggetti parlanti, da oggetti connessi, significa creare un occhio divino, significa creare un grande fratello 2.0, significa creare una dinamica di sorveglianza permanente, capillare, senza più lasciare spazi alla libertà. Pensiamo ad esempio come un transumanista per antonomasia come Elon Musk stia ormai brevettando e sperimentando l'installazione di un microchip addirittura nel cervello, lo sta facendo su degli animali, su dei maiali, potremmo chiamarle cavie uomo equivalenti, perché poi il punto di arrivo è esattamente questo, come il brevetto della Microsoft 06060620 in realtà prevede l'impianto di un microchip dermale per monitorare le condizioni biologiche dell'organismo umano in cambio di criptovaluta. Quindi noi stiamo arrivando a svendere le nostre passioni, le nostre identità, i nostri umori in cambio di criptovaluta, di moneta elettronica. Stiamo entrando in uno scenario completamente inedito, dove evidentemente hanno pensato a circondarci in maniera capillare, massiccia, in maniera totalizzante, totalitaria di digitale, di device, sia inside, quindi dentro l'organismo, che al di fuori. Pensiamo alle case domotiche, pensiamo allo smart working, pensiamo la didattica a distanza, pensiamo alla sostituzione dei posti di lavoro con processi automatizzati. In Cina esistono le dark farm, cioè sono delle fabbriche all'interno delle quali non c'è più la presenza dei lavoratori. Si può fare a meno del lavoratore, dell'essere umano, perché ormai la macchina, l'automazione, la machine, machine to machine, prevede di replicare esattamente quello che fino a ieri è stato fatto dal lavoratore, dall'essere umano. Noi abbiamo in Cina e Giappone già dei telegiornali che vengono letti da robot, da intelligenza artificiale. Sappiamo perfettamente, e lo dice l'OCSE, dal 2018 che in Italia un posto di lavoro su due verrà riconvertito da automazioni, da robotica. E quindi in questo campo il 5G, questa nuova figura che viene scambiata in maniera dissennato come l'avanzamento di un nuovo standard tecnologico, in realtà ci proietta nel mondo di big data, ci proietta nell'internet delle cose, dove sarà impossibile sfuggire a
a tutta questa oggettistica in movimento, dentro e fuori il corpo. E soprattutto è stata già pianificata la relazione sociale, in termini anche comunitari, convertita in un mondo digitale. Le smart city sono in realtà città intelligenti, ma da un punto di vista digitale. Entriamo veramente in un qualcosa che credo che il cittadino medio non abbia compreso, non stia comprendendo. Il grande reset, il grande azzeramento che il Forum Economico Mondiale sta portando avanti con l'accelerazione dell'emergenza Covid-19, in realtà punta alla realizzazione esattamente di questo. Un grande azzeramento dove il capitalismo neoliberista, quello che abbiamo conosciuto da, mettiamo, dal piano Marshall in poi, dagli anni 60, il boom economico in Italia, ecco, tutto questo viene rimodellato e viene ricambiato, dove la tecnica, la tecnologia, filosofie di carattere transumanista e il 5G, l'internet delle cose, le smart city ci fanno entrare dentro un mondo che magari fino a ieri era regolato dalla pagine di letteratura fantascientifica, mentre oggi stanno diventando realtà. Consideriamo ad esempio che i nostri governanti non hanno mai pronunciato la parola fine in questa emergenza sanitaria, non hanno mai detto quando finirà, ma hanno sempre detto che nulla sarà più come prima. Il fatto che nulla sarà più come prima ci lascia intendere che l'obiettivo è proprio quello di cambiare radicalmente a livello antropologico, a livello di sistema paese, sistema società, tutto il meccanismo, tutta la filiera. Evidentemente le ambizioni sono così alte per cui hanno pianificato di attuare una vera e propria rivoluzione. Una vera e propria rivoluzione. Il fatto che nulla sarà più come prima, perché evidentemente tutti i processi, anche da un punto di vista decisionale, pensiamo ad esempio in Estonia, abbiamo avuto l'idea in Estonia di mettere un giudice con intelligenza artificiale, quindi un robot che può decidere, così come in Australia nelle ultime elezioni politiche hanno pensato di far candidare un robot, intelligenza artificiale. Noi abbiamo già dei robot che vengono venduti a 15.000 euro ciascuno, che servono praticamente per sostituire la moglie. Ci si può fare sesso, parliamo di tecnosesso, parliamo di una fusione cosiddetta armonica tra la robotica e l'essere umano. Noi abbiamo avuto nel 2018 un convegno alla Camera dei Deputati dove un esponente del transumanesimo, che era vicino al presidente della Camera dei Deputati Roberto Figo e vicino all'ex ministro dell'istruzione Fiormonti, che diceva apertamente che bisognerà fare l'amore con i robot. E quindi a questo punto il fatto che nulla sia più come prima, perché evidentemente già sanno dove vogliono portare l'umanità. Magari questi sono concetti che possono lasciare un po' spiazzati, ma in realtà se si cominciano a mettere insieme i pezzettini del puzzle si prefigura uno scenario apocalittico, uno scenario transumanista, uno scenario contro natura, uno scenario che non ha nulla a che vedere con il sostegno, con l'aiuto alla cittadinanza, all'essere umano, alla migliorazione della vita. Qui si parla di rapporti interpersonali tagliati, di un mondo dove l'ego viene identificato nella macchina. Pensiamo ai nativi digitali, ad esempio, che a differenza magari di chi come noi è un po' più grandicello, noi siamo nati senza telefonini, siamo nati senza computer, ma chi invece come nativo digitale viene inserito all'interno di questi meccanismi
che poi magari possono prevedere dei vincoli importanti sui diritti e sulle libertà, come gli spostamenti all'estero, pensiamo al Covid Pass o al passaporto sanitario digitale. E quindi le giovani generazioni che magari prendono per buono, come se fosse qualcosa di naturale, il fatto che per andare all'estero io debba avere un'applicazione sul mio smartphone che possa dire se attraverso un percorso vaccinale io posso più o meno essere libero di spostarmi. E quindi stiamo entrando veramente in una fase completamente nuova, dove la tecnica riveste un ruolo fondamentale e dove anche i diritti e le libertà previste dalla Costituzione vengono accantonati, vengono stracciati. Sin dalla notte dei tempi l'essere umano ha tre componenti fondamentali: l'anima, la mente e lo spirito. E questi sono dei capisaldi imprescindibili. Noi non possiamo fare a meno di una di queste tre componenti. Ebbene, la misura consapevole di utilizzo delle nuove tecnologie, ma delle tecnologie in generale, che sono comunque, se utilizzate in maniera corretta, saggia, sana e proficua, sono d'aiuto all'umanità, hanno semplificato sicuramente i mezzi di comunicazione, hanno semplificato anche tanti processi lavorativi, su questo è indubbio. Pensiamo che noi oggi possiamo tranquillamente parlare con un'altra persona dall'altra parte del mondo, mandare dati o scambiare qualsiasi tipo di informazione, quindi sono sicuramente degli aiuti. Però nel momento in cui quelle tre parti fondamentali vengono intaccate, anche una dei loro tre, dalla tecnologia, e quindi si rischia di superare il limite ed entrare in uno sconfinamento dove la tecnica, la tecnologia può prendere il posto o dell'anima o della mente o dello spirito, allora a quel punto significa che ci troviamo in un punto di non ritorno. Cioè rischiamo di essere travolti da questo tsunami high tech, e per cui l'umanità non riesce più a trovare il bandolo della matassa. L'utilizzo corretto di queste tecnologie deve fare riferimento alla difesa, alla tutela di tutte e tre le componenti: anima, mente e spirito. Perché se vengono a mancare anche una di queste, rischiamo veramente di uscire dalla sfera umana e di entrare nell'era dei cyborg. Il tramonto dell'umanità può essere l'alba di una nuova concezione di vita, dove però evidentemente l'essenza ontologica viene sostituita da un artificio, da un artificiale, da una macchina, da un'intelligenza diversa, e questo è sicuramente pericoloso.